Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Quello di oggi è un video tag e sono stata taggata da Christy74 e questo tag è stato ideato da Chris Style e Matrix. Il titolo è La bocca della verità. Parto subito con le domande, che sono 10, e parto con la prima. Se ti si presentasse una veggente, vorresti sapere la verità su qualcosa in particolare? Allora, i veggenti, se sono tali, non si presentano e non si fanno conoscere tanto facilmente, quantomeno non si danno quest'aura pretenziosa di veggente, perché generalmente chi dice di essere un veggente o si dà quest'aria e mostra questo tipo di atteggiamento è un pagliaccio nella maggior parte dei casi. Io credo che veggenti ce ne siano ben pochi, e quei pochi che pensano di esserlo o lo dicono sono un po' dei pagliacci. Quindi non mi interesserebbe sapere la verità da un pagliaccio, perché la verità ognuno ce l'ha dentro di sé, perlomeno la verità più profonda, e senz'altro non è grazie a una persona di questo tipo che noi scopriremo i tesori che possiamo avere dentro di noi. Seconda domanda. Ti piacerebbe entrare nella mente delle persone che conosci per sapere se le cose che ti dicono sono vere o false? Ma c'è un modo per capire se qualcuno ci dice il vero o il falso, e tutti riusciamo a coglierlo, solo che non ci facciamo attenzione, e questa comprensione passa attraverso il linguaggio non verbale, attraverso i modi di fare, lo sguardo, la bocca, il sorriso, anche a volte atteggiamenti contraddittori tra il linguaggio del corpo e il linguaggio parlato, perché spesso possiamo parlare con la voce, ma ci tradiremo nel nostro linguaggio corporeo, nel nostro modo di muovere le mani, nel tono della voce che varia. Ci sono tanti indizi ai quali siamo sottoposti quando noi comunichiamo con le altre persone, e quindi tutti quanti possiamo cogliere la bugia. È che spesso o non lo vogliamo vedere o non siamo allenati a farci caso. E domanda numero 3. Sei una persona sincera al 100% o no? E allora, con certe persone si può essere sinceri, con altre non si può. Dipende dalla situazione, chiaramente. Può esserci una verità o qualcosa che a una persona in un determinato contesto, in una determinata situazione, potrebbe fare veramente tanto male, e forse non è il momento per essere sinceri con quella persona, oppure tante volte magari non ne vale la pena, perché si tratta di aspetti che quella persona comunque percepisce già che non comprenderebbe, quindi sarebbe magari come parlare proprio ai muri. Quindi la sincerità è fondamentale nelle amicizie più importanti, nel rapporto di coppia, però nella vita quotidiana anche con magari estranei o persone al lavoro, persone che non si conoscono molto bene, non sempre si può essere sinceri al 100%, fa parte della vita. E quarta domanda. Preferiresti confidare le tue verità più scomode o dare 500 euro in cambio? È una domanda un po' strana questa, perché verità scomode, cioè sto pensando verità scomode. Cioè dipende, il discorso della scomodità dipende un po' dal rapporto che uno ha con se stesso. Se c'è un qualcosa con cui una persona si sente scomoda, è un problema che la persona principalmente ha con sé. Quindi più che pensare a dare 500 euro per non dire un qualcosa che magari potrebbe metterci in imbarazzo, è meglio lavorare su quel qualcosa, cercare magari
di affrontarlo. Chiaro che se è un segreto, una verità o un qualcosa che veramente ci fa male esporlo o che gli altri ne vengano a conoscenza, forse è meglio proteggersi. Ma non è necessario pagare 500 euro per questo. Esistono in tutti gli esseri umani dei meccanismi e spesso anche di difesa che ci proteggono da queste verità scomode. Lo facciamo tutti quanti e nessuno di noi credo ne sia esente. Domanda numero 6. Hai mai preso in giro qualcuno perché ti imbarazza dire la verità? Hai mai preso in giro qualcuno? Forse magari le mezze verità sono un po' una presa in giro quando appunto pensi che dire quella cosa veramente come sta potrebbe o ferire o disturbare l'altra persona, si finisce per dire le cosiddette mezze verità e può darsi che quando l'altro lo intuisce si senta magari preso in giro, però è un modo di fare a volte, un modo di fare che si ha per evitare di ferire l'altro, oppure quando magari si sta scherzando per rendere più vivace una situazione, quindi si dice una bugia per poi fare sì che l'altra persona sia ancora più contenta quando invece viene a sapere la verità. Sono quegli atteggiamenti che si hanno con i bambini, no? Magari si dice una bugia riguardo una cosa che al bambino piace molto in maniera scherzosa, non so, è finita la torta, non ce n'è più, e poi magari invece ne tiri fuori una bella fetta bella farcita con la cioccolata e gli fai vedere che hai preparato un dolce per lui. Ecco, questo è un modo simpatico di dire le bugie. E beh, penso di aver esaurito la domanda numero 6. E siamo arrivati alla domanda numero 7. Hai mai provato piacere nel dire una bugia? Dipende. Allora, se è una bugia che è una bugia vera, chiaro che non è un piacere dirla, soprattutto se sei cosciente che in quel momento magari le stai dicendo. Magari una persona ha una malattia grave, tu lo sai, e sai che non è il momento magari di affrontare quel problema, allora lì devi dire una bugia momentanea. In certi casi gravi succede che si dicono delle bugie che è chiaro che dispiace e che dentro magari si sta male quando ci si sente costretti a dirle. Però poi ci sono le bugie di cui ho parlato prima, che sono bugie scherzose, e allora quelle si vivono appunto in maniera divertente, si prova piacere nel farlo, perché l'emozione da cui parte questo dire bugie è un'emozione positiva, è un'emozione di appunto di piacere, di scherzo, diverso invece quando si tratta di dire una bugia appunto su certi argomenti magari molto molto tristi, no? E, no, domanda numero 8. Come ti senti quando racconti una bugia? Penso di averlo già detto nella domanda numero 7, praticamente, siccome non le ho lette le domande prima di fare il tag, cioè sì, le ho lette, ma gli ho dato una letta molto molto rapida, credo di aver risposto, nel senso che dipende da quale tipo di bugia sto raccontando, in quale situazione e a quale persona, quindi il mio stato d'animo varia col variare del tipo di bugia che starò per dire, se è una bugia scherzosa o una bugia su qualcosa di serio, quindi quello sarà il mio stato d'animo. E domanda numero 9. Nella tua vita ti si sono presentati più amici veri o amici falsi? Direi che sono fortunata come amicizie, perché ho degli amici cari,
anche proprio da tanti tanti anni, perché ho delle amiche che sono amiche mie praticamente da 15 o 20 anni e ancora ci vogliamo bene. Passano dei lunghi periodi che non ci sentiamo, ma mesi e mesi, e quando ci vediamo è una gioia. Gli amici falsi, quando me ne accorgo, li allontano, e secondo me amici falsi sono proprio quelle persone che pretendono la tua presenza costante, che ti si appiccicano e che non te lasciano vive. E quindi queste amicizie di cui vi ho appena parlato sono persone che, anche se non ci si sente, non ci si vede, non è che te lo fanno pesare. E quindi sono amicizie anche, amicizie che non vogliono niente in cambio, disinteressate. E io amo questo tipo di amicizie e amo sentirmi libera nel rapporto di amicizia. Quando sento che l'amicizia diventa, soffocante, allora per me è già un'amicizia, non un'amica, perché ho avuto amici e anche amiche, è già un tipo di amicizia falsa, perché è basata sulla dipendenza e non sullo stare assieme per il piacere di stare con quella persona. Ci sono delle motivazioni occulte sotto. E siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla domanda numero 10. Credi sia più giusto dire la verità, anche se dolorosa, o dire una bugia che non faccia male? Allora, la verità dolorosa si dice alla persona che pensi che in quel momento sia pronta ad accogliere quella verità. Se quella bugia può evitare che quella persona veramente non ce la faccia a sopportare questa verità, allora va detta. Quindi, questa cosa l'ho detta un po' in tutto questo tag. Questa, secondo me, è la cosa basilare. Sì, è giusto dirla la verità dolorosa, ma non a tutti, non a tutti. E quindi anche le bugie, ci sono bugie buone e bugie cattive. Non tutte le bugie sono cattive, secondo me, ecco. Dipende. Niente, siamo arrivati alla fine di questo tag, ed è uno dei tag più belli che io abbia trovato qui su YouTube. Sono molto contenta di averlo fatto e mi hanno stupito queste due ragazze. Crystal già la conosco perché è iscritta al mio canale, ogni tanto, almeno penso sia lei, perché ogni tanto commenta anche i miei video, e dopo aver pubblicato questo tag sicuramente mi iscriverò anche al canale di questa ragazza Matrix, perché veramente hanno fatto un tag che non è un argomento scontato, ma molto molto bello, molto molto carino. Complimenti ragazze. E chi devo taggare? Allora, sono stata taggata dalla Christy, quindi lei non la taggo. Beh, taggo un'altra Chris Beauty Channel, che è una delle mie amicone qui su YouTube, e poi taggo Mandorle Cioccolate, è già stata taggata, taggo la Debora del canale La Commedia Amélie, taggo Pepe Rosa, taggo Selene, e poi chi è che potrei taggare? Sto pensando, taggo la Swamp. E taggo la Swamp, e taggo, chi è che posso taggare? Ho tanti amici, qui che potrei taggare al momento. Anche Betta, ma mi sa che è presa col trasloco e quindi forse non avrà tempo per fare il tag. Comunque Betta, taggo anche te. Sono già arrivata a 5. Taggo tutti quelli che non mi sono venuti in mente e tutte le persone che vorranno fare questo video. Vi ringrazio per chi ha visto questo video fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!